Ben ritrovati amici sportivi con Anteprima Bari, archiviata vittoria nel derby con il Foggia. Per il Bari è già tempo di scendere in campo. Alle 17.30 la gara di andata con la Feralpi. Di questa partita ne parleremo con il nostro responsabile dei servizi sportivi, Enzo Tamborra. Buonasera Enzo. Ciao Michele, un abbraccio a tutti. E ovviamente anche con il nostro opinionista principe, ovvero il grande Antonio Di Gennaro. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te Antonio. E ovviamente quest'oggi una novità, in collegamento da Salò c'è Cristian Siciliani che ci mostrerà dei bei paesaggi, come possiamo vedere già alle tue spalle. Cristian, no, sei già lì perché domani, ricordiamo, 17.15, la radiocronaca ufficiale in esclusiva su Radio Bari. Buonasera Cristian. È una registrazione, Cristian, non si sente la voce? Sì, forse non sentiamo il tuo audio Cristian, però forse poi magari, perché qua non so da voi ma è buio praticamente, è buio questo Cristian, praticamente esatto, giorno. Forse sul lago di Garda no, fa tramonta più tardi il sole. Cristian, riproviamo con te? Niente. Allora, nel frattempo che riusciamo a ripristinare il collegamento audio con Cristian Siciliani, il suo bellissimo paesaggio, no, Enzo, una vigilia di partita dove tutti abbiamo ritrovato grande fiducia rispetto alla scorsa. I segnali positivi visti contro il Foggia, no, fanno comunque ben sperare questa volta. Sì, sì, ora ne parliamo subitissimo. Però permettimi un inizio un po' diverso dal solito. Oggi è una puntata un po' atipica perché abbiamo Cristian collegato sul lago di Garda, peraltro il paesaggio è meraviglioso, adesso proverà a parlare Cristian. Però prima di parlare di calcio, permettetemi di fare le congratulazioni a Benedetta Pilato, perché poco fa si è scritta una pagina importante della storia dello sport italiano, perché una ragazza di 16 anni non ha battuto il record del mondo, l'ha frantumato, disintegrato completamente, quello dei 50 rane. Pensate, l'ultima ad avere battuto un record del mondo era una certa Federica Pellegrini, quindi ormai è certo, dopo Federica Pellegrini ci sarà Benedetta Pilato, ed è una storia bellissima perché questa ragazza è cresciuta dal punto di vista del nuoto in una piscina da 25 metri a Pulzano, cioè non si è mai allenato in una piscina di 50 anni, cioè come dire che quando c'è il talento nel calcio, nel nuoto, in qualsiasi altra attività della vita, se c'è questo talento, prima o poi viene fuori. Ed ecco, la vediamo anche in foto grazie alla regia di Domenico Bari. Enzo, tornando però al Michele, Bari... mi sentite ora? Ah, ora sì, Cristian, perfetto. Ciao, allora, Michele, torno a salutarti, Cristian. Ciao Michele, ciao Enzo, ciao Antonio. Sì, dai, raccontaci ciao, dove sei, Cristian, comincia tu, perché tu sei l'inviato speciale, dai. Io sono sul lungo lago di Salò, quindi praticamente a ridosso del lago di Garda. Ora provo anche a mostrarvi meglio il paesaggio, tolgo il mio faccione e vado a mostrarvi anche il paesaggio che c'è qui. C'è ancora luce, voi a Bari no, mi avete detto, però qui c'è ancora luce. Faccio un po' vedere anche. Sì, ricordiamo che sei in diretta, Cristian, non sì, sono immagini registrate. No, non è registrata. Ora capisco perché Benito Mussolini si insediò da quelle parti, perché il posto è meraviglioso, Sì, sì, molto bello, molto bello. Qui vedete proprio il lago di Garda e qui vedete anche il lungo lago con poi... C'è una bellissima discoteca a Desenzano, Sono chiuse, Antonio, alle 23 c'è il coprifuoco. Alle 23 se vuoi chiamo io, riconosco. Facevi le mischiarate da quelle parti. Qualcosina, qualche danno l'abbiamo fatto. Campione d'Italia, poi immagina un po'. Tra poco bastava telefonare mezz'ora prima. Tra poco lo percorro il lungo lago, comunque la temperatura è anche molto molto gradevole, si sta bene, quindi tutto tranquillo. Questo intanto, che vedete, se riuscite a vederlo, è il vediamo Duomo, perfettamente. È il Duomo di Salò. Ecco qui.
Una quindi diciamo, Cristian, che questa è una delle migliori trasferte che tu abbia fatto, no? Quando seguiamo il Bari. Beh, sicuramente sì, Michele, sicuramente sì, però è davvero un bel posto. Poi, come diceva prima anche Enzo, alla fine praticamente della Seconda Guerra Mondiale è stata dunque anche diversi ministeri che si facevano alla Repubblica Sociale Italiana con il periodo di Mussolini, quindi tra poco vedremo anche il municipio, vi porto un po' a vedere anche i paesaggi dei posti del luogo. Certamente, grazie Cristian in collegamento da Salò. Enzo, vi sento pochissimo, sento dei rumori di sottofondo davvero fastidiosi, ora vi sto sentendo poco. Anche perché non stiamo parlando, quindi non puoi sentirci. No, avevo una domanda in sospesa con Enzo. No, segnali positivi che abbiamo visto contro il Foggia fanno ben sperare, insomma, la vigilia di questa partita rispetto a quella precedente. Sì, diciamo che però dobbiamo dimenticare noi primi la partita contro il Foggia, perché la caratteristica dei playoff è che una partita è diversa dall'altra, l'avversario è diversa dall'altra. Io credo che Auteri sia stato il primo a dire alla squadra: vabbè, abbiamo battuto il Foggia, ma adesso non sottovalutate la Ferralpi Salò, perché sempre il nome dice poco. Peraltro questa è una fusione fra un luogo, cioè Salò, e la Ferralpi, che è l'azienda del presidente, che credo sia ancora il presidente di Confindustria a Brescia. Però bisogna andare con i piedi di piombo. È chiaro che, insomma, sulla carta non c'è dubbio che il Bari sia favorito, a giocatori nettamente superiori, però guai a sottovalutare l'avversario. Io l'ho raccontato nei giorni scorsi, purtroppo nei playoff spesso abbiamo avuto le maggiori difficoltà proprio con le squadre di minor blasone. Ho ricordato purtroppo l'eliminazione qualche anno fa contro il Cittadella, anche se in quell'occasione diciamo che più che il Cittadella ci facevamo male da soli, perché la situazione era particolare, stavamo volgendo verso il fallimento. E poi Latina, ricorderete che in quell'anno della meravigliosa stagione fallimentare il Bari superò tanti avversari una dopo l'altra, vinse credo nei quarti con il Crotone fuori casa 3-0, era un Crotone con giocatori fortissimi, in particolare Bernardeschi, e poi facciamo 2-2 contro il Latina. Stavolta, se non altro, abbiamo il vantaggio che in caso di parità di risultati e di gol passiamo noi. Oggi è successa una cosa clamorosa nei play-out, perché alla fine noi sottovalutiamo questi vantaggi, ma in realtà possono fare la differenza. Il Bisceglie aveva vinto proprio la gara d'andata contro la Paganese, ha perso 3-2 la gara di ritorno a Pagani con un gol subito al 97esimo ed è retrocesso in Serie D. Come vedete, questi vantaggi ci sono e vanno sfruttati. Antonio, vengo da te. Tu mercoledì scorso eri impegnato per la finale di Coppa Italia, però ti aspettavi un cambiamento del genere da parte del Bari, da tecnico anche? Beh, me lo auguravo, perché il Bari, visto gli ultimi periodi, non poteva dare delle sicurezze, delle certezze. Invece hanno fatto 20 giorni veramente buoni, non hanno fatto amichevoli, e questo è tutto dire. Si sono allenati bene sui dettagli, sulle situazioni di gioco, sulla mentalità, cioè sull'aspetto mentale. E abbiamo rivisto il Bari che anche altre volte, sia con Auteri, anche con Carrera, ha dimostrato di poter battere squadre importanti con gioco, con spirito di gruppo, con spirito, diciamo, collettivo. Qualche disattenzione l'abbiamo riscontrata anche con il Foggia, però insomma nel complesso è stata una vittoria meritata, netta. Anche gli addetti ai lavori, lo stesso allenatore Marchionne, ha riconosciuto la superiorità del Bari. Però adesso, come diceva Enzo, sono due partite sulla carta, diciamo, siamo superiori, però bisogna dimostrare sul campo. La Ferralpi Salò, sia in casa che fuori, una squadra che segna molto, ha fatto più gol del Bari, 54 gol loro e noi 52, solo che loro ne hanno subiti molti di più, credo 46, quindi questa dimostrazione che loro giocano un calcio propositivo, però lasciano anche l'opportunità di subire gol. Quindi bisogna essere molto accorti, a livello difensivo ancora di più solidi, trovare questa quadratura, questa compattezza. Poi noi davanti abbiamo una qualità incredibile, l'abbiamo sempre avuta, i tre piccoletti, c'è Cianci, c'è Mercurio che ora non se ne parla più, potrebbe essere utile, c'è anche lo stesso Candelloni, non ha fatto gol, però l'evenienza è un attaccante anche lui, e poi ci sono anche i giocatori che stanno ritornando in forma, e questo è molto importante. Intanto vedo la telecamera di Cristian Siciliani che
si sta praticamente immergendo nella movida di Salò, Cristian. Eh sì, ci sono tanti, soprattutto ragazzini, che ora si stanno riversando qui sul lungo lago per i vari aperitivi e cene di serata. Quindi c'è davvero tanta gente. Adesso Christian, dove se fai vedere troppe immagini, Cristian, se fai vedere troppe immagini di questo tipo, tra poco la tua compagna ti raggiunge. Cristian, che piazza è questa? Dove ti trovi? No, qui siamo sempre sul lungo lago, quindi siamo sempre lì. Lungo lago, sì, ora vado comunque a vedere un po', vi faccio vedere un po' la zona. Beh, è un paesaggio bello, meraviglioso bello, da bello, questo bello. Punto di vista, però... E qui Salò ai suoi figli morti per la patria, e vedete questa statua. Eccola qui. Eccola qui, oggi facciamo anche un po', no, alle falde del Kilimangiaro, insomma, approfittiamo della tua presenza anche per visitare il luogo dove poi il Bari giocherà alle 17.30 il suo primo turno della fase playoff a livello nazionale. Allora, io andrei però ad ascoltare un passaggio della conferenza stampa di Auteri di questa mattina, così possiamo poi, se siamo pronti dalla regia, commentare le sue parole. Francamente non lo so cosa significa gestire, si gioca nell'arco dei 180 minuti, per cui passerà il turno la squadra che nelle due partite ha fatto meglio, quindi non si gioca su una gara sola. Gestire non lo so, se per gestione si intende dire, per pensare e dire che dobbiamo andare lì accontentandoci di far passare il tempo o di giocare per un risultato così, cioè no, ci snatureremmo, non continueremmo il percorso di crescita. Andiamo ad affrontare una squadra buona, che ha qualità importanti davanti e in mezzo al campo, che è solida in difesa, ma che a questo punto della stagione è normale incontrare squadre forti. Ma noi stiamo bene, noi abbiamo ripreso tanti discorsi, c'è grande motivazione, stiamo bene, abbiamo voglia di lanciare la sfida, abbiamo voglia di passare il turno. Per fare questo metteremo dentro le due contese, a partire da quella di domani, tutto quello che abbiamo dentro, sotto ogni punto di vista. Motivazione importante, poi dopo è sempre il campo quello che decide, ma io sono fiducioso perché la squadra sta bene, ecco. Allora, guai è una cosa che condivido, ma che non esiste, ma guai veramente se pensassimo neanche per un istante di sottovalutare chi, ma stiamo scherzando, no, quindi è una cosa che secondo me è una cosa che è lontanissima da quello che appartiene ai nostri pensieri e al nostro stato d'animo. Per quello che riguarda Andreoni, ci metto dentro anche Celiento e Cianci che hanno recuperato, e precedentemente c'era stato Bianco e Puttini, insomma adesso la rosa è al completo e valuterò, vedrò. Allora, questa è la seconda partita, per cui tante valutazioni si fanno con calma, la terza magari è una cosa diversa, la seconda partita in quattro giorni, per cui due partite si fanno bene, poi vedremo, però comunque è un rischio mettere dentro tanti giocatori all'esordio in partite del genere. Faccio un esempio: non giocheranno mai insieme Celiento in questo momento, Cianci ed Andreoni, perché insomma ti espone a situazioni in cui poi magari devi fare dei cambi e il giocatore ha sempre un impatto con la gara. E allora, queste le parole di Auteri in conferenza stampa. Enzo, io ho notato un Auteri più deciso e sicuro, anche questo fa ben sperare, no, rispetto al passato. E questo l'abbiamo detto prima ancora della gara col Foggia, cioè Auteri aveva un'altra maschera completamente diversa da quella un po' preoccupata, appesantita della prima fase della sua esperienza barese. Poi è chiaro che la vittoria col Foggia gli ha dato ulteriori certezze, quindi staremo assolutamente a vedere. Io sono curioso di vedere anche questo test del Bari, io credo che debba essere un crescendo, perché comunque lo sappiamo perfettamente, il Bari che ha giocato contro il Foggia è un buonissimo Bari, ma forse non basta per superare tutti gli ostacoli che troveremo più avanti, però è un grandissimo punto di partenza, perché se parti così con il Foggia e continui a crescere con la Feralpi Salò e poi magari nei quarti di finale, allora diventa un'altra storia questo playoff. Il partire da dietro, il partire da lontano ti dà la possibilità di
crescere di partita in partita. Ed è importante quello che dice Auteri, sto recuperando tutti, perché tutti serviranno in questo momento, perché scatteranno le ammonizioni, perché ci sarà bisogno di far rifiutare qualcuno. Io non so se domani metterà in campo la stessa formazione che ha giocato contro il Foggia, però volendo un paio di pedine le può cambiare. E allora andiamola a vedere la formazione del Bari, la probabile, quella che noi abbiamo schierato. Out per i biancorossi solo Minelli e Citro, 3-4-3 per mister Auteri, Frattali in porta, in difesa Ciofani, Sabbione, Di Cesare, a centrocampo Semenzato, Maita, De Risio e Rolando, il tridente d'attacco Marras, Antenucci e Dursi. Enzo, è verosimile insomma a quella che comunque avevi ipotizzato anche tu? Dovrebbe essere questa la formazione, però a mio avviso se può cambiare qualcosa, la cambia sugli esterni, cioè potrebbe mettere Andreoni, dare più tempo, più minutaggio ad Andreoni, e perché no dall'altra parte Sarsi Puttini, anche partite in corso. Cioè io credo che gli esterni, non a caso nell'ultima partita gli esterni sono stati i primi ad uscire, hanno chiaramente fanno un gioco molto dispendioso. È chiaro che nella rotazione delle partite ogni tre giorni, a mio avviso Auteri non è l'ultimo arrivato, un minimo di rotazione, chiedo conforto ad Antonio Di Gennaro, credo la abbia in mente, insomma non credo che faccia giocare sempre gli stessi domani e poi mercoledì prossimo. Sì, Antonio, era proprio questa la domanda che volevo farti, insomma, dal punto di vista tecnico. Non sentiamo forse Antonio Di Gennaro? No, io non lo sento. No, non sentiamo Antonio. Chiedo alla regia di Domenico Mari. Eccoci. Sì, sì. Vai, Antonio. Ci sono. Sì. No, dicevo che il recupero delle pedine dell'organico è molto importante, quindi Sarsi Puttini, lo stesso Andreoni sono due giocatori che sono stati molto fuori spesso e quindi possono dare il cambio anche perché hanno spinta, capacità di arrivare al cross. Magari Rolando è più diciamo un giocatore che va l'uno contro uno, che salta l'uomo, si accentra, invece gli altri due diciamo sono proprio tipici esterni o terzini che arrivano sul fondo. Sai, arrivare sul fondo non c'è una torre a meno che non entri Cianci, quindi ecco è molto importante che anche questi giochino molto con palla a terra, nel fraseggio, negli scambi che possono arrivare sia al cross ma anche alla conclusione. E quindi poi io ho sempre sperato che possa recuperare Ceriento, ma non per gli altri difensori, perché Ceriento è un giocatore, per come gioca Auteri, la squadra sempre molto aggressiva in avanti, lui marca in avanti, lui è reattivo, recupera, è veloce, però sto ragazzo non si riesce a rimettere a posto al 100%, quindi ce l'auguriamo che possa essere anche perché Minelli l'abbiamo perso e quindi sappiamo le difficoltà. C'è il giovane Mane, però insomma è sempre un 83, però ovviamente è sempre un ragazzo da tenere in considerazione. Cristian, che si dice da quelle parti? Michele, questo da Piazza della Vittoria ci siamo spostati qui sempre sul lungo lago dove c'è il municipio di Salò, quindi questo è insomma. Mi piacerebbe sentire qualche indigeno, Cristian, sentire se qualcuno sa che domani c'è la partita, che aspettative hanno, anche sulla sensazione che magari lì adesso siano soprattutto, come dire, persone che vivono in città vicine e vanno a trascorrere la serata a Salò. È proprio così, Enzo, sì, infatti si stanno riversando soprattutto molti ragazzini che stanno venendo diciamo a far serata. Intanto vi continuo a mostrare. Bello però, bel posto. Anche queste targhe, insomma. Sì, le leggete anche. Esatto. Beh, un bellissimo posto, Cristian. Quasi quasi ti invidio, posso dirlo onestamente. Però fate una macchina e raggiungetemi, dai, la partita è domani alle 17:30. Perché no? Dice, lo vede bene la guida. Una volta andai con lui, non so dove, pensavo di essere arrivato a Napoli, no, a Roma, eravamo già a Firenze. Dissi, mi addormentai in auto, ricordi quando andavamo insieme, dice, facevamo la trasferta insieme, e dissi, ma dove siamo? A Roma, no, guarda che stiamo scendendo da Firenze, arrivassi con 2 ore di anticipo praticamente. All'epoca si poteva... Te la ricordi? All'epoca si poteva andare, ripeto, a 2.30, 2.40, quelle macchine lì con una mano sola la guidavo. Io non ero molto abituato. Lei era anche alla guida, Antonio Di Gennaro, insomma, possiamo dire questo. Però, come spesso facciamo durante questa... Io
Guarda, ti dico che Bari Firenze la facevo in 4 ore e mezza. E una volta pesci da Verona in 4 ore e 20. E ne so qualcosa, perché arrivavamo a Firenze in un quarter d'occhio. Io ripeto, mi stupii, dicevo, ma possibile, siamo arrivati a Firenze e invece eravamo proprio lì. Non mi ricordo per quale occasione. Pensa che il compagno di viaggio si addormentò, ragazzi. Come sempre, non voglio vedere in auto, non voglio vedere, la faccio così in auto, non voglio vedere. Se non guido io non mi fido, però tu eri molto brava alla guida. Però nel frattempo che comunque scorrono queste immagini, grazie a Cristian Siciliani in collegamento da Salò, dobbiamo introdurre il primo nostro ospite di questa giornata. C'è Francesco Doria, giornalista del Giornale di Brescia, in collegamento con noi. Buonasera Francesco. Buonasera a voi, spero che mi sentiate. Innanzitutto bene. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per la tua disponibilità. Non ho un cognome lombardo, Francesco Doria, però, Sono origini liguri che passano dalla Campania, quindi sì. È un bel giro d'Italia. Perfetto. Ti chiedo subito, Francesco, che atmosfera c'è lì a Salò e soprattutto ti chiedo poi come è stata accolta nell'ambiente la notizia del Bari come prossima avversaria. Ma diciamo che l'attesa c'è, ma non è spasmodica e probabilmente tutti quei ragazzi che vedevate nelle immagini sono tutti ragazzi di Brescia e dei posti vicini che appunto vanno a farsi quest'ora e mezza che manca al coprifuoco, due passi sul lago, cosa che per noi è abbastanza abituale, o Desenzano o Salò, ma l'attesa non è spasmodica perché comunque c'è la consapevolezza di trovare di fronte una squadra di ben altro livello rispetto alla maggior parte di quelle trovate quest'anno in campionato. E poi la consapevolezza anche di avere sulla carta una formazione di non grande esperienza come invece quella del Bari, e questo potrebbe fare la differenza in questo doppio scontro. Dopodiché tutto è da giocare, come ha detto il tecnico della Feralpi Pavanelli stamattina, ha detto che comunque si scende in 11 e noi daremo tutto per tutto per riuscire a raggiungere, a passare il turno, perché comunque ci teniamo, il nostro obiettivo principale era quello di approdare alla fase nazionale dei playoff, ma da qui non vogliamo uscircene tanto presto. Questa è un po' la sintesi delle parole di Pavanelli. Francesco, una domanda te la devo fare sul calciatore più pericoloso del Feralpi Salò. Si parla molto di questo centrocampista Scarsella, che è un centrocampista che è andato in doppia cifra, no? Mi ricorda molto Nocerino ai tempi del Milan, questo centrocampista che segna 13-14 gol. Che giocatore è? È un giocatore che partecipa un po' meno di quello che si possa immaginare alla fase di costruzione del gioco. È un ottimo interditore, soprattutto un giocatore che vedrete anche domani, credo, operare molto in pressing sui portatori di palla già dalla ripartenza dalla propria area del Bari, e quindi un giocatore che già per istinto si muove molto vicino all'area di rigore avversaria, e poi ha dei tempi di inserimento veramente notevoli. Nel playoff, nella partita di mercoledì contro la Virtus Recomp, un suo inserimento molto improvviso, che poi è la sua caratteristica principale, ha portato al palo intorno alla mezz'ora del secondo tempo, che avrebbe potuto chiudere anzitempo il discorso. Ed è un giocatore che addirittura lo scorso anno ha segnato più di Caracciolo, col quale facevano quasi a gara chi segnava di più, però Scarsella ha fatto ancora meglio, e i gol di Scarsella sono sempre stati pesanti a Salò, lo ricordano per esempio a Cremona, perché su un suo gol fu quello decisivo per la promozione della Cremonese qualche anno fa in Serie B. Giocatore molto ben voluto anche nello spogliatoio, dal quale poi è anche uno dei trascinatori per il carattere un po' esuberante anche che ha all'interno anche con i ragazzi, perché poi questa è una squadra veramente molto molto giovane rispetto a tante altre, Bari compreso. Enzo, lascio a te la parola. Beh, innanzitutto non so se stai leggendo la notizia che sta girando Domenico Bari sulle nostre chat. Sì, della positività di alcuni membri della squadra del Matelica, sì. Quindi bisogna fare sempre i conti con
come dire, il fantasma del Covid, perché noi sembra quasi che l'abbiamo rimosso, invece in realtà si aggira pericolosamente anche intorno ai playoff. Ricorderete proprio il caso della Virtus Verona, che è proprio l'avversaria che ha giocato contro la Ferrari Pesaro nell'altro turno dei playoff. Qual è lo stato di salute della Ferrari? Perché con la Virtus Verona 1-1, ho letto le cronache, non una gara brillantissima, mi sembra di capire, però va anche detto che la Virtus Verona aveva eliminato la Triestina. Allora, non una prestazione brillantissima, la squadra che ha pagato secondo me il fatto di essere stata ferma 17 giorni e la prestazione non delle migliori, soprattutto di Ceccarelli, che è il suo faro, un po' il fantasista di questa squadra che si muove partendo dalla destra nel fronte d'attacco in questo 4-3-3 che poi cambia abbastanza forma durante le partite. E questa mancanza della velocità di Ceccarelli, ma non solo, da parte sua, ha un po' rallentato quella che è stata tutta la manovra della Feralpi, che poi si è un po' adagiata. Nel finale non ha rischiato tantissimo perché la Vecomp ne aveva ancora di meno. Non è stata una delle prestazioni migliori per una squadra che ha sempre fatto del pressing, della velocità anche la sua arma principale, nel senso che è una squadra che gioca molto in velocità, ha un regista capace di lanci molto a lunga gittata, e quindi questo gioco che si apre sulle fasce e con aperture, cambi di fronte molto rapidi, cerca quindi di sfruttare la velocità. Con la Vecomp è mancato, vedremo se sarà stato un caso, magari dettato anche dalla tensione, perché come adesso la grande favorita è il Bari, nell'occasione la grande favorita era la Feralpi, e soprattutto nel corso della partita secca questo psicologicamente può aver influito notevolmente. Francesco, velocemente io ti vado a leggere quella che è la formazione che noi abbiamo ipotizzato della Feralpi Salò, poi ci confermerai se ci abbiamo preso più o meno. Feralpi Salò che si dovrebbe schierare con il 4-3-3 con l'ex Bari, tra l'altro De Lucia in porta, in difesa Bergonzi, Legati, Bacchetti e Brogni, a centrocampo Carraro, Guidetti e Scarsella, il tridente formato da Ceccarelli, Guerra e Dorazio. Allora, il punto interrogativo sull'esterno sinistro, perché Dorazio, che è un ragazzo giovanissimo della primavera della Roma, che ha fatto un campionato strepitoso, potrebbe però partire dalla panchina al suo posto, iniziare la gara Giacomo Tulli, giocatore di tutt'altra esperienza, come è successo per esempio già mercoledì, e Tulli è in un periodo, dopo aver avuto grossi problemi fisici, è in un periodo, un momento nel quale sta bene, quindi potrebbe essere lui nuovamente titolare. Al centro della difesa invece della coppia Legati-Bacchetti potrebbe esserci quella Legati-Giani, ma qui è un dubbio che nasce anche dalla conoscenza stretta che ha Giani di Antenucci, avendo giocato entrambi nella SPAL quando la SPAL fu promossa in Serie A, e quindi potrebbe esserci questa marcatura per l'occasione, proprio perché c'è questa conoscenza anche di movimenti, di tante cose che i due compagni di squadra appunto per un anno possono aver avuto. Allora, con noi c'è sempre il nostro grande opinionista Antonio Di Gennaro, Francesco, che tu conoscerai sicuramente molto, molto bene. Antonio, guai a non conoscerlo. Antonio, lascio a te la parola se hai una domanda per Francesco. Sì. Buonasera, lo saluto cordialmente. No, il campionato è finito con 54 gol fatti e 46 subiti. Questo insomma è sinonimo di una squadra che attacca molto, magari però manca forse un po' di equilibrio. Nei playoff ovviamente sono gare diverse. Secondo te la prima partita è quella che loro magari cercheranno di sfruttarla al massimo, visto anche che il Bari ha anche due risultati a disposizione, cioè con due pareggi passa insomma per certi versi, quindi credo che si esprimerà con un livello di gioco magari più aggressivo, più intenso. Può essere, ma non è detto, nel senso che poi l'allenatore Pavanella ha una discreta esperienza di playoff e potrebbe anche stupirci da questo punto di vista, perché il suo obiettivo, diceva stamattina, è quello di rimanere in partita fino all'ultimo minuto della seconda partita, e quindi potrebbe anche immaginarsi di giocarsi il tutto per tutto al San Nicola e non domani. Quindi non subire gol e avere più equilibrio.
Io credo esattamente che proprio abbia questa idea di non forzare assolutamente niente domani, per pensare invece di rischiare, se c'è qualcosa da rischiare, nella seconda parte della gara di Bari. E allora io ringrazio per la disponibilità il collega Francesco. Bari per ripartire. Sì, aspettarlo, comunque anche fare la partita, ma senza spingere notevolmente, come è stato. Per ripartire, insomma, a giocatori che sono bravi nelle ripartenze. Sicuramente giocatori che sono bravi nelle ripartenze, c'è anche a dire appunto che bisogna essere molto attenti al centrocampo, perché poi la fase difensiva della Feralpi non è sicuramente la fase migliore. Grazie Francesco, grazie per essere stato con noi e per la tua disponibilità. Salutiamo il collega Francesco Doria del Giornale di Brescia. Io andrei a vedere Cristian Siciliani dove è finito. Cristian, ci sei? Però non nel lago, sì. Insomma, un'immagine inquietante. Continuo a percorrere lungo lago perché comunque è abbastanza lungo. Sì, comunque Enzo, non sono riuscito nell'impresa perché ho provato a fermare dei ragazzi, però effettivamente erano tutti tifosi del Brescia, quindi di Feralpi Salobani. Playoff che giusto. Cristian, sì, allora... era quella la risposta, ma di che cosa stiamo parlando? Cristian, noi sappiamo che dobbiamo comunque liberarti perché devi tornare in albergo. Non so, in realtà mi chiedo, la batteria qua si scarica, però esatto, anche per questi motivi. Salutiamo un attimo Perrone, dai, saluta Carletto Perrone, andiamo da Carletto Perrone, salutiamo andiamo. E allora lo vedo già collegato Carlo Perrone, naturalmente. Ciao. Il 21 maggio 1990, il 31esimo anniversario della vittoria della Micropa Cup, per l'occasione è con noi uno dei protagonisti di quel trionfo. Buonasera Carlo Perrone. Ciao, buonasera a tutti. Carletto, però posso chiederti una cortesia, siccome ti vogliamo bene, sei pure bello, ci vuole più luce, vediamo troppo scuro. Di luce, non ti vedo. Allora mi sposto perché mi ero portato di qua. Mi sposto e vediamo, ok? Sì, ti vediamo bene. Si vede poi. Ecco, adesso già meglio. Penso no, accendo un po' di luci, dai. Carletto. È tutto live in diretta. Oggi è una trasmissione in movimento, insomma. Vediamo, dai. A bordo lago. Ok. Eccoti qui. Dai, meglio così. Ma quindi eri scuro perché sei abbronzato, soprattutto. Io pensavo che fosse insomma, ho preso un po' di sole anche oggi, sì. Lo so. Anche di Carlo, con noi c'è anche Antonio Di Gennaro, insomma. L'ho salutato, ciao bene. Antonio. Sì, ci siamo già salutati. Ciao Carlo. Ciao Antonio, ciao. Mettere anche un po' di crema. Però lo potrò fare. Adesso cominciamo a parlare in codice, dovete portare pazienza, ma ormai non è più un codice, sappiamo perfettamente di chi state parlando, però facciamo finta di non saperlo. Bene, ecco, così. Bravo. Meglio non dirlo. Carlo, tu sei barese d'adozione, però sei un uomo di quelle parti, del nord, di Brescia. Conosci la Feralpi Salò, il prossimo avversario del Bari? No, calma, io non sono di Brescia e sono mezzo pugliese, perché il mio papà era di Lecce e quindi io sono nato e cresciuto a Padova comunque. Ma la Feralpi, allora, è una società molto ricca che negli anni ha speso parecchi soldi, e poi ci sono andati un paio di giocatori del mio Novara. Quando lavoravo a Novara con Tessere, con Aglietti, c'era Andrea Caracciolo e Simone Pesce che sono andati a giocare in questa squadra, quindi l'avevo seguita quando non c'era la pandemia. Con la pandemia purtroppo non sono riuscito a vedere questa squadra, che però nel tempo si è ringiovanita. È una squadra che alterna buone prestazioni e anche risultati abbastanza eclatanti, come all'andata ha vinto 3-1 contro il Padova, che poi è stata una delle squadre che insieme a Perugia hanno dominato il campionato, e per poi prenderne 4 al ritorno. Quindi è una squadra che davanti può anche essere pericolosa, dietro lascia molto a desiderare. Enzo. No, il calcio è strano perché prima Cristian ha provato a fare un sondaggio tra
le persone, i ragazzi in particolare che stanno frequentando la movida, diciamo, stanno vivendo la movida di Salò in questo momento, erano tutti all'oscuro che domani ci sia una partita playoff. Posso capirlo, perché magari molti di questi ragazzi non sono di Salò, ma vanno da altre città a Salò a trascorrere il sabato sera. Però guarda come strano il calcio, io faccio riferimento alla Serie B. In Serie B giocheranno la finale playoff, anche qui andiamo in Veneto praticamente, due squadre che non hanno lo stadio per giocare in Serie A, Carlo, ma ti rendi conto? Cioè, la cosa paradossale è che Cittadella, che ha uno stadietto, e il Venezia, che ha ancora lo stadio dove giocava Valentino Mazzola, se non sbaglio, quello con lo stadio nell'isola, giusto, a Sant'Elena, nell'isola, questi andranno in Serie A e non potranno, dovranno spostarsi probabilmente, correggimi se sbaglio. Probabilmente verranno a Padova, perché non hanno, sì, gli stadi non sono omologati, però devo dirti che sono due realtà importanti, cioè hanno sicuramente le società molto, molto sane. L'anno scorso ha fatto un grande lavoro Fabio Lupo per il Venezia e quest'anno ne stanno prendendo anche un pochettino i frutti, e il Cittadella invece sono anni che lavora molto bene con Marchetti, che va a pescare i giocatori da rilanciare in una società che credo abbia il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, e per ogni anno poi è protagonista del però campionato. È un po' cambiato il calcio, Carlo, perché noi diciamo sempre, noi siamo il Bari, no? E il fatto di essere il Bari, no, ci fa pensare che per questo abbiamo diritto, ma probabilmente lo abbiamo per la passione, diciamo, che anima i tifosi del Bari, a stare in A e B. In realtà per vincere nel calcio occorre altro anche. Non basta avere la grande tifoseria, perché paradossalmente in queste piazze riescono a costruire dei progettini magari senza stress, senza pressioni, e vanno avanti. Cioè, non è un caso, a mio avviso. No, beh, questo è vero, e senza a Cittadella assolutamente, a Venezia magari un po' di più, ma a Cittadella non c'è assolutamente pressione. Io ho anche allenato la primavera per un paio d'anni lì, e ti garantisco che anche a livello di prima squadra non c'è assolutamente... forse è anche uno dei motivi per cui tanti giovani, adesso meno, però i primi anni Marchetti lanciava tantissimi giovani, proprio perché lì hanno la possibilità di giocare senza nessun tipo di problema, senza stress, senza la pressione da parte di piazze più importanti come può essere Padova o Bari addirittura. Michele, fino alle 21:50, quando chiudiamo, se la vedono Antonio Di Gennaro e Carlo Perroni. Io già sperimentavo. Sì, stavo proprio per dare la linea ad Antonio Di Gennaro. Hanno fatto il miglior programma del mondo, a voi. Inizia la banda degli ex, Antonio. Voglio essere spettatore, dai. Voglio fare una considerazione. Per quanto riguarda, dicevate Cittadella e Venezia, Monza e Lecce hanno speso l'ira di Dio, e soprattutto il Lecce poi oggi ha esonerato ieri l'allenatore Corini, contratto di 3 anni. Io mi chiedo, ma si investe, ok, poi deve pagare soltanto l'allenatore? Cioè, se tu fai il contratto di 3 anni, era relegato però al primo anno perché non si è andato in Serie A, e caccia l'allenatore. E quindi questo è un discorso che secondo me si va sempre, non perché voglio proteggere gli allenatori, però in questi casi, cioè, c'è una responsabilità, diciamo, generale, però paga sempre l'allenatore. Nel caso di Monza, però, mi sento di dire che, cioè, non vedo no, Monza, tanti, no, io altri detto lì, responsabili, no, ma non vedo tanti altri responsabili, perché no, Lecce sicuramente, cioè, poi bisogna vedere che cosa è successo nell'ultima fase. Perché... Scusa Carlo, ma se Mancoso, mi dispiace per lui, soprattutto per quello che gli hanno detto poi, quindi una considerazione a un giocatore che è stato insultato in maniera vergognosa, chiusa parentesi, ma ha sbagliato il rigore a 5 minuti alla fine. Cioè, capisci che ti voglio dire? L'allenatore conta il giusto, secondo me. Ma sono scelte schizofreniche. Io sono d'accordissimo con te. Dicevo solo che nel caso di Lecce la trovo una cosa forzata,
mentre sì, Monza, su, sì, Monza. Su Monza obiettivamente c'è una squadra che avrebbe dovuto vincere con 10 punti di vantaggio sulla, sulla seconda. Poi la, la bellezza del calcio è che non è, non è proprio sempre così, però obiettivamente non vedo molti altri responsabili oltre all'allenatore, perché aveva veramente una Ferrari da guidare. Sì. Antonio, lo tiriamo fuori un aneddoto magari sui tempi trascorsi a Bari? No, lui, no, lui lo deve, lui li deve tirare, perché lui... Ma io mi ricordo di libro, Antonio... No, allora, io le mi ricordo di... Le gag degli allenatori, e lui te le deve dire. Che lui allora, a... Antonio... Si ricorda più di me, io ho la memoria un po'... Sono un po' ricordo, no, io ricordo... Ho un ricordo di un giorno nello spogliatoio... E quando il mister chiese conferma di quanto stesse dicendo ad Antonio, il quale non ce la faceva proprio a stare serio, perché stava veramente facendo una fatica boia a non ridere, e quindi faceva finta di allacciarsi le scarpe. Faceva finta di allacciarsi le scarpe. No, ma in quel caso lì, siccome il mister stava chiedendo conferma a te di una cosa... C'era quel bastardo di carriera che mi tirava su poi. Però quel giorno tu... Adesso io ti faccio la, la scena, perché per non ridere in faccia a, al mister, tu praticamente avevi abbassato la testa e stavi facendo finta di allacciarti le scarpe. E quando lui ti ha chiesto... Sì, sì. Ma è vero... È vero Antonio questa cosa? E tu con la testa facevi sempre più movimento per fargli intendere il sì, perché non ce la facevi proprio. Però, sì. Però sì. Devo dire che sono però, stati... Sei una però sono state, sono state delle... Marca. Sono state delle, dei momenti che veramente esilaranti, e che secondo me andavamo in campo anche più, più sereni poi, non lo so. Però sarei... per le situazioni, perché qualche giorno fa, insomma, ieri, avantieri, è stata una giornata storica per i Bari, perché si celebra che anniversario, 30 anni, 32 anni, 31. Della vittoria del... il 31esimo anniversario della vittoria della Micropacapro. Chissà dove è finita questa Micropacapro, sai che c'è un mistero, alleggia un mistero sulla Micropacapro, non si sa dove sia finita. Sì, la questa Molfetta. Cosa qua effettivamente... Cosa? La Molfetta? Perché? L'ha portata pazzesco. A casa? Ci può anche stare. Io starei ore e ore a sentire i vostri aneddoti, veramente grazie a Carlo Perrone. Noi no, purtroppo lascio, siamo... lascio 2 minuti ancora, Michele, lascio 2 minuti ancora, Michele. Sei sicuro che ce la facciamo, Enzo? Fa niente, 50 chiudiamo. No, di oggi... Altra giornata bellissima, queste sono le immagini insomma di Carlo Perrone, foto di Carlo Perrone e della maglia. Grande, grande Matarrese. Sì, questo è il momento della, maglia, della Coppa, ragazzi. Ho avuto anche la fortuna di alzarla in quanto capitano, dopo un passaggio simile di Terracenere, come facevo a sbagliare? Sai quanto me lo rimproverava? Eri quasi obbligato a segnare. No, non potevo, ma figurati, se non segnavo... Lo sai che ha avuto il Covid, Carlo? Ma sta bene, sì. Carlo ha avuto il Covid, Angelo, sta bene, però da lunedì è... Sì, da lunedì però allora gli facciamo tanti auguri. Un abbraccio, probabilmente... Angelo. Sì, un grande abbraccio ad Angelo. Probabilmente non... Sembrano già immagini... Col fisico che ha... Lo supera, sì, col fisico che ha lo supera sicuramente brillantemente. Infatti, è intanto uno striscione vecchio, gli incorreggibili, infatti. Volevo anche ricordare che di oggi il Bari ha giocato una delle partite più belle della storia recente, il 4-1 con il Novara, nel famoso anno della remontata. Noi con quel 4-1 ci qualificammo per i playoff. Fu una partita eccezionale, peraltro resa eccezionale da uno stadio stracolmo, uno stadio pieno di gente. Queste sono alcune delle vediamo anche le immagini. Però avessimo sbagliato partita, perché questa è quella con Novara che abbiamo perso, quindi togliete le immagini, grazie. Perché ho la sensazione che questa è quella che abbiamo perso 4-3 con Novara, non vorrei sbagliarmi. Con Gonzalez, grande protagonista. No, Cicciani. Io ricordo che non era di sera quella partita, era di giorno.
No, è questo il Bari, dai. Questo è il Bari. Secondo tempo, signor Primi, Novara, no, pensavo ci fossero i riflettori, invece in realtà è di giorno, insomma. Questo è Gonzales, il gol di Gonzales. Gonzales, scusate. Sì, Gonzales Bertani era una coppia d'attacco che dalla C portò il Novara in A e erano due Fece giocatori. Fece la telecronaca, forse si sente anche la voce. Niente, va bene. No, sono immagini mute queste. Sono immagini mute, vabbè, se volete vi faccio la telecronaca, però ormai è passato un po' di tempo. Questo è le falcate, dice, questo è il gol meraviglioso di Ciani, guarda che gol, Carletto, eh? Grande. Gol bellissimo di Edgar Ciani, va bene. Volevamo ricordare quella... Dai, chissà che sia di buon auspicio per i playoff. Ma tu che fai domani? Un'occhiata la dai alla partita? Certo che sì. Adesso che si può, comunque, quando gioca il Bari, solo che non lo fanno mai vedere. E poi io adesso non sto allenando perché ci hanno fermato l'eccellenza, quindi domani sicuramente potrò vedere la partita. Grazie a Carlo Ferrone. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie per essere stato con noi. Sicuramente si vede. Ciao Antonio. No, volevo dire che voi siete bravi, di Gennaro è una marda, quindi volevo dire questo. Chiudiamo così in bellezza. Un abbraccio e buona serata a Carlo Ferrone. Ciao ragazzi. Grazie. E allora andiamo un attimo da Cristian per vedere che succede, insomma, prima di chiudere. Ma lo vuoi far mangiare, poverino? Guarda dove sta? L'hanno messo nella barca. Che vita non lo sentiamo, va bene. Ma vediamo le sue immagini, insomma. Ma tornano via, tornano col motoscafo a Bari, come funziona? Va bene. Spero va non... bene. Cristian, spero che non possa tornare, insomma, con la motonave, diciamo così. Salutiamo allora anche Cristian Siciliani, che domani ritroveremo sulle frequenze di Radio Bari per la Radio Cronaca. Sì, Enzo, prima di chiudere, a te il ricordo di un tifoso che purtroppo non c'è più. Era un grandissimo tifoso del Bari, un ragazzo che aveva mille problemi, ma che era il più sorridente di tutti. Queste sono altre immagini. Io l'ho conosciuto da ragazzino, praticamente, con il suo padre inseparabile che lo portava allo stadio San Nicola. Oggi, quando ho saputo la notizia, devo dire la verità, ma davvero la verità, sono stato malissimo, perché un ragazzo strepitoso, e ripeto, nonostante fosse costretto su una sedia a rotelle, era quello che aveva il sorriso più bello. Quindi Fabrizio, un grandissimo abbraccio, forte. Lo so che serve fino a un certo punto, però davvero mi ha spezzato il cuore questa notizia. E a lui dedichiamo anche la puntata odierna. Enzo e Antonio, grazie per essere stati ospiti in questa anteprima Bari, come sempre. Ci ritroviamo domani, ricordo l'appuntamento dalle 17 per seguire insieme su Telebari, Feralpi, Salò, Bari, e ovviamente dalle 17:15 la radiocronaca in esclusiva di Cristian Siciliani dell'intero match su 88.8 in FM e naturalmente sulle nostre pagine Facebook. Un grazie anche a Domenico Bari per la regia di questa puntata. Appuntamento dunque per Feralpi, Salò, Bari. Buona serata. Yeah.